Dov'è? Sarà buona quell'acqua. Wow. Per le pecore. Per le pecore. Per le pecore. La trombetta, per le pecore. No, l'ho detto per le pecore. Per le pecore. Per le pecore, per le pecore. Oggi, madonna, ragazzi, è una giornataccia proprio. Guarda come si muove lì. Mamma mia. Guarda, capo, tu non te ne accorgi, io ti voglio dire che stai calma così. Io ti voglio bene e tutte cose, tu non ti rendi conto. Quando sei antipatico, mamma mia, quando cominci a fare quello là nervoso, quello là. Capo, tutte queste cose a cazzo si ripercuote pure nel lavoro, a scuola. Io lo so, sto fuori, perché te bambino che esci, che tu cacci fuori, stai sempre là fuori, vengono là e dici, ma un maestro che tieni i problemi suoi a casa. E dici grazie, poi sono pigli con lui, ma perché? Io lo so, è un periodo, non è per un parte la mia sorella, poi. Ma io lo so. Mi devo, ho problemi personali, insomma. Ma io ti capisco su questo, mica sto dicendo qualcosa. Scusa, levami una curiosità. Chi te l'ha detto quel fatto giacchetti? Pillulara che stai nervoso? No. Non mi ricordi mai. Ha detto quell'imbecille di giacchetti? No, non me l'ha detto giacchetti, veramente. Comunque giacchetti è bocciato, sicché. Ma no, non me l'ha detto. Ma non ti preoccupare, non è che lo boccio per questa cosa qua, perché è bocciato dall'inizio della... Quando è entrato in classe ho detto questo lo boccio. Vabbè. Perché è istinto, so già chi passa. Sì, vabbè, fossi stati giacchetti comunque, sì, ma amici, tu oggi guarda, l'ha detto i giacchetti. E allora dici. Non è stato i giacchetti. Va bene, va bene. Tu qua c'è tutti quanti, pure De Luca. Giù da lì vicino a dice da Luca, ma non ti preoccupare, anche i grandi sbagliano, che grandi sbagliano, va a dire le frasi filosofiche ai bambini, fai il mestiere tuo, non ti mettere a fare il bidello filosofo, anche i grandi sbagliano, vieni a spiegare pure, insomma, che si fa, piove io.